Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi ci troviamo a Rimini, come vedete Rimini Fiera, Rimini Wellness, e non potevo non fare un video anche qui. Fortunatamente riesco ad utilizzare un pochettino la mano, quindi cercherò di rimorchiare qualche ragazza con un gioco di prestigio. Andiamo! Irene, bellissimo nome, il mio preferito. Martina. Martina. Signore e signori, presentati. Allora Irene, hai presente il gioco delle tre carte? Oppure il gioco con le tre coperte, una pallina, dove tu devi indovinare dove si trova la pallina. Quello è un gioco d'azzardo, non parlo mai. Perché quando tu inizi a puntare dei soldi, loro cambiano metodo e ti fregano e perdi. Oggi proveremo a fare la stessa cosa con le carte, però tranquilla, non giocheremo soldi, ma giocheremo con il tuo numero di gioco. Quindi se perdi dovrei darmi il tuo numero, va bene? Va bene. Ok, giocheremo con il tuo numero di telefono. Ok, quindi se perdi dovrei darmi il tuo numero. Ok? Ok, fatto. Okay. Quindi se perdi dovrei darmi il tuo numero, va bene? Ok. Giocheremo con due carte, è abbastanza semplice. Ok. Sai che carta hai questa? L'asse di cuori. Perfetto, e già siamo a buon punto. Metti le mani così con il... Bravissima. E ti consegno l'asse di cuore. Ora, se dovessi scommettere dei soldi, su che carta hai in mano? Che carta diresti di avere? Ok, controlla. Non ho ancora fatto la mossa. Ti dico di ricordarti i cuori perché l'altro asso è di quadri. Quindi cuori, quadri. La mossa che farò è molto semplice. Io cercherò di scambiare così le tue carte senza che tu lo veda. Quindi ora io ovviamente ho l'asso di cuore. Quello che farò sarà questo. Scambierò le tue carte senza che tu te ne accorga. Ora l'ho fatto, infatti ho l'asso di cuore. Invisibilmente cercherò di scambiare i due assi. Ora, però io me ne accorgo. Dovrai accorgerti se l'ho fatto o se non l'ho fatto. Sei pronta? Al mio 3. 1, 2, 3. Ora, se dovessi scommettere, quale carta diresti che c'è sopra? L'asso di cuore o l'asso di quadri? Sopra l'asso di cuore. Quindi non pensi che io le abbia scambiate? Se perdi, perdi il tuo numero di telefono, quindi pensaci bene. Quadri. Quindi credi che io le abbia scambiate? Quale è sopra, cuore o quadri? Quadri. Gira. Gira anche l'altra. Gira. Fatti vedere in camera. Puoi perdere il tuo numero di telefono, sei sicura? Sono sicurissima. Girale. No, vabbè. È stato più facile del previsto. Dicevi 35 e tanto. Vabbè, gira, dai. Vieni anche l'altro. Mi dispiace che tu abbia perso, in realtà non è vero, perché devi darmi il tuo numero. Vai. 347 96 340 27. Ti ringrazio. 329 333. Sì. Perfetto, grazie, è stato gentile. Grazie Elena, seguitela su Instagram, vi lascio il tag qua sotto. Bene ragazzi, il video è finito qui, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un gigantesco like e un commento qui sotto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale distruggete quel tasto di iscrizione e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Come avete visto è molto semplice in qualsiasi contesto prendere il numero di qualsiasi ragazza, perciò noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!